corso delle varie fasi del progetto di esplorazione del quartiere San Pio e della città di Lecce, abbiamo avuto modo di esplorare il quartiere e di conoscere gli attivisti dell'associazione che ci lavorano. Circa il 20% della popolazione è straniera e convive con la comunità italiana in una tolleranza indifferente e senza integrazione. Abbiamo quindi deciso di favorire l'inclusione attraverso idee e interventi. Noi giovani ci stiamo facendo promotori di interventi e azioni che facilitino l'interazione tra le comunità. Prima di tutto per favorire la conoscenza reciproca e superare vari ostacoli importanti come ostacoli linguistici, religiosi e culturali. Ostacoli forti sono inoltre la paura e il pregiudizio che fanno sì che molti luoghi non vengano utilizzati dai bambini oppure dai locali. Il quartiere San Pio presenta diverse problematiche. Proprio per questo motivo noi in collaborazione con ActionAid stiamo creando diverse occasioni di incontro, come concerti, attività sportive, feste di quartiere e anche occasioni di scambio come corsi e laboratori. E soprattutto, questo è uno degli obiettivi più importanti del nostro progetto, della nostra iniziativa, è quello di coinvolgere i bambini in modo da mettere di nuovo a loro disposizione il territorio, soprattutto le aree verdi. Lo scopo del nostro progetto è lavorare nel nostro piccolo, portando avanti i vari progetti, risvegliando la comunità e le istituzioni di zona, risvegliando così anche l'interesse del nostro territorio. Noi giovani siamo i portatori del nostro cambiamento. Nonostante il lavoro sarà graduale, sappiamo comunque che questo cambiamento sarà realizzabile.